Sorprendente scoperta durante il restauro del Giglio Farnesiano. Gli infrarossi hanno permesso al restauratore piacentino Davide Parazzi di scoprire una scritta inedita che potrebbe rivelare l'identità, fino ad oggi sconosciuta, di uno dei personaggi raffigurati nell'opera esposta a Palazzo Farnese. La novità è stata svelata durante l'incontro di presentazione dell'intervento di pulitura e asportazione delle vernici non originali a cui è stato sottoposto il dipinto ad olio su tela di autore anonimo risalente alla seconda metà del XVII secolo. Intervento reso possibile grazie al Sor Optimist Club di Piacenza in occasione del quarantennale della fondazione. L'opera, di proprietà statale e data in concessione al Comune, è esposta nella sezione storica dedicata al palazzo e rappresenta il Giglio Farnesiano con i ritratti della dinastia. Su un cartiglio che apparentemente risultava vuoto di scritte, non c'era diciamo, la parte dedicata alla persona rappresentata, come invece appare negli altri cartigli, e osservandolo agli infrarossi e agli ultravioletti, capovolgendo l'immagine, è emersa una scritta che poi spetterà poi agli storici diciamo, attribuire come nominativo alla persona rappresentata. Ritrovare la propria cultura e ritrovare l'identità del posto, soprattutto in un momento come questo, in cui sembra, senza entrare ovviamente in un ambito politico, che proprio il patrimonio artistico venga trascurato. E invece è proprio dal patrimonio artistico che noi possiamo trarre i valori e che peraltro, anche considerandolo un altro aspetto, potrebbe essere fonte di ricchezza e potrebbe creare nuovi posti di lavoro.